Farti delle domande sulle droghe e su stupefacenti o cose simili. Tu ne fai uso delle volte, qualche volta ti è capitato così? Mi è capitato, sì. Ok. E, è una cosa, non è una cosa abituale? No, o? Okay. Per me no. E cos'è che ti ha spinto a farlo? Nel senso, è stato perché tutti gli altri lo facevano, perché invece... No, perché sapevo, ad esempio, cioè la cannabis che comunque non aveva grossi effetti collaterali e quindi per provare a vedere com'era. Se era piacevole o meno. Pensi che abbia un vero ruolo sulla popolazione, sui giovani, o che sia invece visto come qualcosa di lontano e di distante? Il CERT? Sì. Ma, oddio, secondo me cioè, un ruolo ce l'ha, allora un ruolo utile secondo me ce l'ha solo per chi veramente vuole smettere, allora magari non so, se riesce a trovare appoggio per loro, con loro sì. Se invece tipo è perché uno viene beccato e quindi la solita cosa obbligatoria, il CERT così, no, secondo me non serve. Vedi, chi invece fa uso di droghe, di cocaina oppure di cagna, non può dire. Secondo te è un fenomeno molto diffuso. Sì, qua in Italia? Sì, in Italia sì, tanto. Non pensi che sia uno stigma sociale, nel senso che la gente dica, oh mamma mia, quello lì è un drogato? No, 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 qua è normale, no, no. Tu lo vedi così, non succede niente, non ti fa del male. E come vedete chi è il tossicodipendente per voi? Nel senso, chi si fa la canna, chi si fa di coca, chi si fa in vena? Di colle, chi si fa in vena perché sarebbe da uccidere. Secondo me è solo chi si fa in vena o chi si fa in vena. Ci sono un mucchio di iniziative che i comuni, il volontariato così cercano di promuovere per cercare di aiutare la gente a uscirne, che voi secondo voi sono abbastanza vicini ai ragazzi, non arrivano mai, non sapete niente? No. Io non per niente ragazzi, no, no, assolutamente. Ragazzi. Miriam Morgavi, sono responsabile del progetto Incontro on the Road, è un progetto della Caritas diocesana di Tortona che si occupa appunto di disagio giovanile tossico e tossicodipendenza sul territorio del comune di Tortona e dei comuni. Allora, noi abbiamo un'unità itinerante, quindi un camper che va a fare serate al di fuori dei locali notturni, quindi diamo, nel momento in cui i ragazzi escono dalla discoteca, noi diamo informazioni sulle sostanze alcoliche o stupefacenti che possono utilizzare o con le quali possono venire a contatto, in cui la media si alza, quindi facciamo anche 70 contatti e dei locali, tipo le discoteche facciamo sui 70 contatti, mentre nei pub sui una trentina, quarantina di ragazzi. Valeria, grazie mille per averci presentato questo progetto e se avete dei nuovi progetti fateli sapere. Grazie a voi.